Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, sempre alla presentazione di LG G4 e in questo momento lo stiamo confrontando col suo predecessore LG G3. Adesso ve li mostro sul retro, vediamo subito le differenze, scusate che li blocco tutti e due. Allora, come vedete, in questo caso stiamo vedendo la versione in pelle nera, ci sono 6 colorazioni per il G4, 3 in pelle con vari colori e 3 in policarbonato con effetto metallico tipo il G3. Come dimensioni devo dire che non c'è una grandissima differenza, effettivamente il G4 si è ancora un po' allungato a livello larghezza, anche qua un millimetrino in più per il G4, quindi come dimensioni, nonostante il display sia rimasto lo stesso, effettivamente sono aumentate. Questa non è magari una cosa positiva, mi aspettavo un telefono praticamente uguale, però questo è dovuto anche al fatto che il G4 ha un display leggermente curvato. Adesso non so se si riesce a vedere benissimo perché la luce è quella che è, però c'è una leggera curvatura, non siamo ai livelli del G2 Flex, G-Flex 2, però qua ci hanno assicurato che comunque c'è una curvatura di raggio di curvatura di 3 metri che fa la differenza anche nella qualità delle chiamate e eccetera eccetera. Entrambi hanno batterie removibili, anche G4 3000 mAh, quello che è cambiato è il processore, che passa da uno Snapdragon 801 a uno Snapdragon 808, la GPU passa da un Adreno 830 a un Adreno 418, 2 GB di RAM o 3 a seconda della versione, contro i 3 GB per l'unica versione che c'è con 32 GB di memoria espandibile per il G4. Cos'altro è cambiato? L'interfaccia è relativamente cambiata, adesso non perderò tempo a mostrarvi tutte le piccole differenze perché ce ne sono poche dal punto di vista interfaccia, fatemelo dire. Quello che è cambiato è la fotocamera, indubbiamente, scusate, andiamo anche qua sulla fotocamera, adesso è qua, eccola qua. Apertura, avete visto, più veloce sul G4, e apertura di 0,6 secondi sul G4 appunto. Interfaccia leggermente disegnata come vedete, ma quello che è cambiato è anche questo, ovvero la possibilità di mettere tutto in manuale e poter selezionare noi il tempo di scatto, l'esposizione, l'ISO, l'apertura del diaframma eccetera eccetera. Il diaframma che tra l'altro qua arriva a f1.8 contro f2.4 del G3, quindi sicuramente foto più luminose per il G4, che tra l'altro sulla parte posteriore ha anche un sensore che rileva lo spettro dei colori per fare delle foto poi più naturali e più definite anche. Tra l'altro anche i display sono entrambi 5.5 pollici Quad HD, quindi stessa definizione, però abbiamo la tecnologia differente, ovvero qua abbiamo un IPS classico contro un IPS Quantum, questo fa sì che la luminosità sia un buon 30% più alta e questo si vede subito, qua sono entrambi luminosità al massimo. E altra cosa, non adotta più una tecnologia RGB ma una tecnologia DCI in linea di massima, quindi questo fa sì che la gamma dei colori sia il 20% superiore rispetto a quella dei classici IPS. Questo devo dire che non ho avuto modo di apprezzarlo bene in questo smartphone, ma in un altro che ho provato c'erano delle immagini a confronto ed effettivamente si vedeva questa gamma cromatica superiore rispetto ai classici IPS con matrice RGB. Per questo confronto è tutto, se vi interessa sapere quanto costerà G4 ve lo dico subito, 699€ a giugno, e devo dire che vabbè, il prezzo non è anche dato top di gamma, però almeno quest'anno avremo solo una versione di base con 3 GB e 32 di memoria espandibile. Quindi per questo breve video, breve confronto è tutto, se avete domande particolari come sempre fatemele nei commenti, lasciate un bel like al video, noi ci vediamo nei prossimi video, un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile, ciao!